Lucrezia, la sua traiettoria umana e professionale. Umana non posso dire. Professionale. Di dov'è intanto? Oh, io abito a Roma, mettiamola così, insomma, la mia famiglia è un po', come dire, non è romana, è parte soprattutto del nord, ma io sono nata a Roma e vivo a Roma. Dove ha studiato? A Roma. Cosa? Ho studiato lettere e filosofia e ho cominciato un percorso storico e poi dopo, a metà di questo percorso storico, ho fatto un esame complementare di storia critica del cinema e ho deciso che quella sarebbe stata la mia laurea e alla fine adesso mi occupo soprattutto di storia e di televisione, insomma, di comunicazione. Le esperienze più significative della sua vita professionale, sempre? Della mia vita professionale? Ho lavorato anni con Minoli, anche con il mio direttore, mi sono occupata molto di... Prima di fare, diciamo, adesso mi occupo, insomma, faccio questo di genere documentari, prima mi sono occupata molto di inchieste, forse la parte dell'inchiesta, quindi diciamo le inchieste sull'oggi, sono sulle cose complesse, diciamo, dell'oggi, forse è la cosa che mi ha arricchito di più. Ah, prendiamo questo documentario, questo docufilm, quanto ci ha lavorato? Ah, dunque, io frequento Reggio, perché questa è una cosa importante, per tutti altri motivi, dal 1995. E quanto ha lavorato a questo programma? Quanto ho lavorato per questa puntata? Sì. Allora, io frequento, di solito io vado in posti che non conosco, di cui non so niente, mi sembra che lo sguardo sia più pulito, diciamo così, no? Invece questo posto lo frequento da tanto tempo, quindi è stata una cosa particolare. Come mai lo frequenti? Per tutti altri motivi, in realtà. Ho degli amici, per motivi di danza, per motivi di tutte altre cose. Però diciamo che è diverso, insomma, qua ci vengo, qua diciamo che nel corso di tanti anni un'idea su, appunto, un'idea sul bene comune, che è una cosa su cui a Roma non si lavora come si dovrebbe, mi aveva sempre colpito, no? Del fatto che tante anime diverse spesso si erano messe insieme per fare delle cose che insomma a Roma non si sarebbero fatte. E ho pensato che mi piaceva questa cosa, mi piaceva il fatto che appunto nei posti anche qui vicino si parlava insomma, del teatro Reggio, del teatro locale, eccetera, cioè, qui invece una cosa municipale era un vanto, no? Una cosa comunale, cioè comunale della comunità, era una cosa importante, era più importante di una cosa che era per un nostro un certo numero di persone, non so che dire, no? A Roma abbiamo scuole pazzesche, ma sono scuole spesso pazzesche private, cioè devi pagare per andare, no? L'idea è che invece, per dire, a Reggio si pensasse una scuola che la cui, come dire, che fosse pensata per tutti i bambini di Reggio e non soltanto per chi se la poteva permettere, diciamo così, mi è sembrata una bella cosa. Mi è sembrato che tutto quello che si può fare per tutta la comunità è pensato per la comunità, no? Avrei voluto raccontare cose che non ci sono state, avrei voluto raccontare dei cent'anni delle farmacie comunali, avrei voluto appunto mettere delle cose che non ci sono state nel documentario, perché poi abbiamo dei limiti di tempo, però ecco, tutto quello che si fa per la comunità e per cui si lavora qui è una cosa che nel corso degli anni mi aveva sempre colpito, quindi quando poi ho deciso di fare Reggio Emilia io ho cominciato a pensare di che cosa voglio parlare, di questo voglio parlare, tanta gente differente che è arrivata dal mondo cattolico, dal mondo di sinistra, si è messa insieme per fare delle cose per la comunità, questo mi interessa. 57 minuti, quanto ha girato e quanto senza limiti di tempo avrebbe voluto fare o quante puntate, insomma? Diciamo che questa è già una seconda puntata, perché io ho già fatto una puntata sull'Appennino reggiano e quindi diciamo così è una seconda puntata. Quanto ha girato, diciamo che per ognuno ho girato una media di 25 minuti, qualcuno di più, per esempio le persone, diciamo, ecco, spesso le persone che o più anziane, che quindi riprendere il filo del discorso è un po' più complicato, le fai parlare un po' più a ruota libera, altre persone hanno parlato di più perché erano molto interessanti, però diciamo che in generale quando vado a fare questo lavoro un po' per tutti, parliamo, registriamo più o meno 25 minuti, ci parlo prima, diciamo che insieme loro mi raccontano. Facciamo delle pre-interviste, quindi io li ascolto e decidiamo più o meno su che cosa deve virare l'intervista e poi per più sono 25 minuti. Di ognuno di loro, io, ma questa è una cosa mia, insomma, molto dai
3 ai 4 minuti e mezzo di solito, però è una scelta di ogni autore può decidere anche di avere 10 persone, parlare 5 minuti con ciascuna, di averne 8, insomma. A me sembra che così abbia un buon ritmo, insomma. E quante ore ci ha lavorato nel taglio? Quante ore ci ha lavorato? Quanti hanno compartecipato a questo? Proprio sul piano tecnico, quante persone? Ah, un troupe, una troupe qui di Reggio, erano proiezioni. Sì. Massimo Vuoto. Proiezioni, sì. Ho immaginato. Loro hanno fatto la parte, diciamo, e poi nulla, siamo io e il montatore, che non era lo stesso che aveva montato l'Appennino Reggiano, questo è quanto più o meno. E grado di soddisfazione? Grado di soddisfazione non lo so ancora, per vedere il grado di soddisfazione devo sedimentare un po', devo vedere, diciamo che il grado di soddisfazione solo lo capisco alla puntata successiva, perché all'inizio sono tutti figli, vuol dire è sempre l'ultimo figlio, no? E quanti ne ha fatti? No, non ho idea. Quanti ne ho fatti? Sì. Di questo? Sì, cosa del genere, per Rai 5, per... Quante cose hanno? Quante puntate per questa trasmissione? Sì. Non lo so, quante ne avrò? Decine. Fatte? No, decine no, però più di 10 sì, però. Diciamo tra 10 e 20. Quindi anche qualcosa 20. All'estero o solo in Italia? All'estero non, questa trasmissione è per lo più in Italia, anche se ci sono state delle puntate che hanno parlato di Oltre la Frontiera, non le ho fatte io, a me capita di lavorare Oltre la Frontiera per altre trasmissioni, ma questa trasmissione è qui in Italia. Quindi